Alla fine degli anni 50 del secolo scorso, 9 alpinisti russi, durante un'escursione nel cuore degli Urali, muoiono misteriosamente su un passo di montagna. Una notte, qualcosa di ignoto li spinge a uscire dalla loro tenda senza scarpe, protezioni adeguate, esponendosi così al freddo glaciale e alla tormenta in corso. I corpi dei 9 ragazzi, divisi in piccoli gruppi, verranno trovati sparsi a centinaia di metri dalla tenda. Alcuni mostrano inspiegabili segni di schiacciamento della cassa toracica e, in un paio di casi, la raccapricciante mancanza di parti anatomiche. Si parla anche di misteriose luci nei cieli della zona e vengono messe in campo spiegazioni sovrannaturali di ogni tipo. L'inchiesta dell'epoca fornirà come causa della morte una irresistibile forza sconosciuta e il caso verrà ricordato come il mistero del passo Dyatlov, dal nome del capo della spedizione. Ma che cosa accadde realmente in quella tragica notte di oltre 60 anni fa? È quello che cercheremo di capire oggi insieme in questa nuova puntata di Strane Storie. Il 23 gennaio 1959 un gruppo di 9 amici, studenti e neolaureati di età compresa tra i 20 e i 24 anni, in accordo con l'Istituto Politecnico degli Urali e con l'associazione sportiva locale, decidono di intraprendere una spedizione di 2 settimane con destinazione il Monte Otorten, una cima degli Urali del nord in zona subpolare. Ai 9 ragazzi si unisce Semyon Zolotaryov, un istruttore sportivo di 38 anni che voleva ampliare il proprio curriculum alpino, cosa che insomma gli avrebbe permesso di conseguire un grado superiore con conseguente avanzamento di carriera, avanzamento economico. Il gruppo quindi è composto da 8 uomini e 2 donne e quasi tutti, nonostante la giovane età, hanno almeno un'esperienza pregressa in categoria 3, cioè la classe di escursione più impegnativa. Sono persone allenate e conoscono bene sia le condizioni climatiche che le difficoltà dell'impresa. Il percorso scelto per via della stagione invernale, infatti, è valutato in categoria 3 e i giovani trekker l'avrebbero affrontato sia a piedi che con gli sci da fondo. Il 28 gennaio Yuri Yudin, un ragazzo che ha seri problemi di sciatica a una gamba, si rende conto di non essere in grado di sostenere tutta la durata della spedizione e decide a malincuore di tornare indietro. Sarà l'unico sopravvissuto del gruppo e per il resto della sua vita porterà con sé il senso di colpa per aver abbandonato i suoi compagni. Che cosa accadrà ai ragazzi di lì a pochi giorni? Bentrovati, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a una nuova stagione di Strane Storie, la mia serie settimanale che si aggiunge agli episodi quotidiani della Stanza delle Meraviglie e nella quale andiamo a indagare con gli strumenti della scienza storie ai confini della realtà. E oggi ci occupiamo di un mistero davvero straordinario, quello del passo Dyatlov. Torniamo dunque al 1959. I 9 componenti rimasti partono per la loro escursione negli Urali, documentando l'impresa in un diario che, insieme ad altri taccuini, macchine fotografiche ed effetti personali, sarà ritrovato 3 settimane più tardi dalla spedizione di soccorso. Il 30 gennaio il diario recita: «Oggi sarà la terza gelida notte sulle rive del fiume Auspia. Ci stiamo abituando. La stufa fa un gran lavoro. Alcuni di noi pensano che dovremmo creare del vapore caldo all'interno della tenda». I ragazzi, lungo il tragitto, trovano numerose tracce dei Mansi, la popolazione che abita in quei luoghi inospitali. I Mansi, scrivono, sono gente del nord. Sono un popolo unico ed estremamente interessante. Hanno un linguaggio scritto e lasciano dei segni caratteristici sugli alberi della foresta, per esempio.
Il diario segna la temperatura registrata e la temperatura va mediamente dai meno 13 gradi centigradi nelle ore più calde ai meno 26 gradi durante la notte. Il 30 gennaio le note indicano che un forte vento da ovest si sta alzando e sta soffiando neve dagli alberi. Il giorno dopo, il 31 gennaio, il tempo peggiora e il vento sferza gli alpinisti con neve trasportata dalla foresta. Quel giorno camminare sembra particolarmente faticoso. Il gruppo è esausto e cerca un buon posto per piantare la tenda. Siamo alle ultime note scritte sul diario. Il 1 febbraio mancano ancora 15 km per raggiungere il monte Otorten. Nel pomeriggio i ragazzi piantano la tenda su un pendio circa 200 metri al di sotto della vetta del Kolat Siakl, un monte alto 1080 metri. Da qui in poi tutto ciò che accade potrà essere solamente ipotizzato tramite gli indizi raccolti sul posto dalla missione di soccorso che, 3 settimane dopo, troverà i corpi degli escursionisti. Kolat Siakl è un nome sinistramente appropriato, perché è su questo monte che i giovani alpinisti trovano la loro morte. In lingua mansi, infatti, Siakl significa montagna, mentre Kolat significa sia morta che magra, in riferimento alla scarsità di selvaggina della zona. Il nome sarà poi spesso tradotto come montagna dei morti, attribuendo addirittura alla zona una leggenda locale che parlerebbe di 9 cacciatori mansi che vi sarebbero morti misteriosamente. Si tratta quasi certamente di una storia inventata a posteriori per aggiungere una tinta sovrannaturale a tutta quanta la vicenda del passo Dyatlov. Comunque sia, il luogo scelto per l'accampamento non era forse il migliore possibile. I 9 escursionisti avevano in animo di superare il passo e accamparsi sul lato opposto del monte, ma probabilmente le poche ore di luce rimaste e il peggioramento della tormenta li indusse a decidere di allestire la tenda sul pendio prima che calasse il buio. Purtroppo fu una scelta fatale. Secondo i programmi, il gruppo avrebbe dovuto ritornare a Vizai, il centro abitato più vicino, attorno al 12-14 febbraio. La tolleranza su una tabella di marcia alpina, in un'epoca in cui poi le comunicazioni a distanza non erano affatto semplici come potrebbero essere oggi, era abbastanza larga, quindi il ritardo di qualche giorno era più che normale per escursioni di quel tipo. Ma dopo una settimana senza notizie, i familiari allertano le autorità. Il 21 febbraio così parte un'imponente spedizione di soccorso a cui partecipano militari, guide alpine e amici dei ragazzi dispersi. Sono impiegati anche aerei ed elicotteri per la ricerca dei sopravvissuti. Il 26 febbraio viene ritrovata la tenda danneggiata e coperta dalla neve. Dentro non c'è nessuno e le scarpe, le giacche e gli effetti personali dei ragazzi sono rimasti sul posto. La tenda era stata tagliata dall'interno con un coltello, probabilmente per permettere agli occupanti di uscire fuori il più velocemente possibile. All'esterno una serie di impronte si allontanava in direzione degli alberi, perdendosi poi nella neve dopo circa 1000 metri. Cominciava a delinearsi il profilo di una tragedia e infatti al limitare della foresta vennero rinvenuti i primi corpi. Yuri Doroshenko e Yuri Krivonishenko erano a circa 1500 metri dalla tenda, sotto un grosso cedro, i cui rami erano spezzati fino a un'altezza di 5 metri. Vicino ai cadaveri c'erano i resti di un fuoco improvvisato con i rami dello stesso albero. I due corpi erano vestiti solo con indumenti molto leggeri. Mostravano svariati lividi e abrasioni e nel caso di Doroshenko l'autopsia indicava che probabilmente era stato spostato dopo la morte, sopravvenuta per ipotermia. Il giorno seguente, a 300 metri dal cedro in direzione della tenda e sepolto dalla neve, viene trovato Igor Dyatlov. 330 metri più avanti si trova Zinaida Kolmogorova, meglio vestita rispetto ai suoi compagni.
Sul fianco sinistro mostra un livido compatibile con il colpo di un bastone o di un ramo. I tre danno l'impressione di essere morti per ipotermia nel tentativo di tornare verso la tenda. Il 5 marzo viene trovato il corpo di Rustem Slobodin a metà strada tra la Kolmogorova e Dyatlov. Anche lui è vestito con indumenti un po' più pesanti e al piede destro porta uno stivale di feltro. L'autopsia rileva un trauma cranico, che però non è tanto grave da essere considerato la causa della morte. I rimanenti quattro escursionisti, Ludmilla Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov e Nikolai Thibaud-Brignol, saranno trovati solo 2 mesi dopo, a 75 metri dal cedro, sul lato di un torrente, coperti da oltre 3 metri di neve. Il corpo della Dubinina aveva fratture multiple alle costole, era privo della lingua e dei bulbi oculari. Anche Zolotaryov era privo dei bulbi oculari e aveva fratture alle costole del lato destro. Le fratture al costato vengono stimate come inflitte da una forza enorme, senza segni evidenti ai tessuti esterni. Qualcuno le ha paragonate agli effetti dell'onda d'urto di un'esplosione. Kolevatov ha invece il collo deformato e una frattura aperta dietro l'orecchio destro. Thibaud-Brignol mostra una frattura multipla alla testa, particolarmente grave. Questi quattro sono quelli meglio vestiti del gruppo e la causa della loro morte sono i traumi subiti. A qualche decina di metri dai corpi viene trovata una conca rivestita di ramaglie che i ragazzi avevano scavato nella neve per costruire un rifugio. Ad aggiungere ulteriore mistero a una situazione già abbastanza complessa, alcuni indumenti indossati dalla Dubinina e da Kolevatov risultano avere una radioattività superiore al normale. Questa serie di particolari tra il raccapricciante e l'insolito fornirà terreno fertile per innumerevoli speculazioni e teorie fantasiose nei decenni a venire. Uno dei particolari che maggiormente colpisce l'opinione pubblica è la mancanza della lingua e dei bulbi oculari di due escursionisti. Nel caso della Dubinina, nonostante molti abbiano parlato di lingua tagliata o strappata, addirittura ricamandoci sopra macabre supposizioni, sul referto dell'autopsia, non troppo dettagliata peraltro, vi è scritto che la lingua nella cavità orale è assente, senza specificare l'eventuale causa e senza soffermarsi ulteriormente sulla questione. Segno evidente che non è ritenuto un dettaglio importante dal medico. Stessa cosa per quanto riguarda gli occhi mancanti della stessa Dubinina o di Zolotaryov. Il fatto è che i due corpi, a differenza di altri, non erano congelati in quanto erano a diretto contatto con l'acqua corrente del torrente in cui furono ritrovati. Questo ha fatto sì che i tessuti molli nell'arco di 3 mesi andassero incontro alla normale decomposizione, tanto che entrambi i cadaveri avevano ormai anche parti del cranio visibilmente esposte. Un altro mistero riguardava il livor mortis, quella decolorazione dei tessuti che avviene dopo la morte a causa del sangue che, non venendo più pompato dal cuore, si sedimenta verso il basso per via della forza di gravità. In questo modo causa delle macchie livide nelle zone a contatto con il terreno. Queste macchie quindi danno un'indicazione agli investigatori, no? Circa la posizione del corpo dopo la morte. Sui corpi di Doroshenko, Slobodin e della Kolmogorova l'esame autoptico indicava segni di livor mortis sulla parte superiore dei cadaveri, cioè quella non a contatto con il terreno. Questo ha aperto speculazioni sul fatto che qualcuno abbia spostato i tre corpi dopo la loro morte. Nel caso di Doroshenko fu stabilito che dopo la sua morte gli venne tolta la tuta che indossava e che infatti venne ritrovata sul corpo di Kolevatov.
Questa svestizione, operata nel razionale e disperato tentativo di sopravvivenza, avrebbe gioco forza richiesto di spostare il cadavere dalla sua posizione originale. Per gli altri due corpi esiste anche la possibilità che il medico abbia scambiato degli eritemi da congelamento con i segni del livor mortis, poiché quando un corpo viene scongelato, questi segni si comportano esattamente alla stessa maniera, cambiando da rosso scuro a rosso chiaro per poi scurirsi nuovamente, cosa che potrebbe aver indotto possibili errori nell'esame autoptico. Circa la possibilità che i corpi siano stati spostati da estranei, stando ai rapporti, non vennero trovate altre tracce al di fuori di quelle del gruppo. Chiaramente non abbiamo più alcun modo di verificare la correttezza delle rilevazioni, così come non abbiamo modo di accertare la precisione delle autopsie. Sergei Scriabak, un veterano delle autorità investigative russe, un esperto alpinista anche, nel 2018 spiegava che le rilevazioni fatte sul luogo erano state condotte in maniera dilettantesca e che gli esperti arrivarono sul posto quando ormai la zona era stata scavata e battuta dai volontari che in questo modo avevano cancellato le tracce originali. Al di là di tutto, il punto focale della vicenda è che durante la notte qualcosa di misterioso deve aver spinto gli alpinisti, che si presume appunto fossero esperti, a uscire improvvisamente fuori e allontanarsi ordinatamente dalla tenda, senza scarpe, giacche e protezioni adeguate, mentre all'esterno la temperatura era attorno ai 30 gradi sotto zero e il vento di tormenta abbassava ulteriormente sia la temperatura percepita che la già scarsa visibilità notturna. Quale può essere stato dunque il motivo per un comportamento del genere?